Gentili amici, benvenuti nel consueto salottino al nostro solito appuntamento dell'Altra Voce. A qualcuno che eh, si fosse messo adesso per la prima volta eh, su questo canale, vogliamo dirvi che l'Altra Voce è la trasmissione di cristiani evangelici che parlano della Bibbia. Più esattamente, stiamo parlando sulla scia di una serie di argomenti che fanno parte della Bibbia senza segreti, o meglio, sulle curiosità. Termine curiosità naturalmente con tutta diciamo, la buona intenzione di questa parola, perché molte cose sembrano a volte strane, sembrano, ma come vedete non lo sono. Prima di passarvi all'argomento di questa trasmissione voglio presentarvi i servitori qui presenti nello studio. Sulla mia sinistra c'è il pastore Vincenzo Esposito, l'anziano Elpidio Pezzella e l'anziano Bruno Ciccarelli parleremo di curiosità bibliche nel libro della Genesi che riguardano i patriarchi. E naturalmente cominceremo subito. Anzi vorrei invitare direttamente il pastore Vincenzo Esposito di leggerci in Genesi capitolo 12, il verso 13, che in particolare eh, si riferisce a una mezza buccia o una mezza verità detta da Abramo e poi riferirci al riguardo. Amen. Allora, il verso recita in questo modo. Um, eh, Abramo va, deve andare in Egitto, va in Egitto con la moglie Sara e dice ti prego di che sei mia sorella perché io sia trattato bene a motivo di te e la mia vita sia salva per amor tuo. Perché questo succede? Succede perché Abramo ha una moglie Sara che è una donna veramente molto bella. Allora lui per paura, per timore di questi egiziani dichiara che questa è mezza bugia, se così possiamo dire, ma è stata detta anche mezza verità e vedremo anche il perché, perché nel capitolo 20 del Genesi, sempre di questo meraviglioso libro, riscontriamo che in effetti a quel tempo vi era anche la possibilità di sposarsi con le sorellastre, infatti Sara è, la so, è una sorellastra di lui, ma gli è anche moglie, però lui omette nel dire che lei è la moglie, ma dice solamente che è la sorella, questo per timore. Ora, a questo punto, mentre eh, così il fa il, il, in Egitto eh, viene portata dal re questa, 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 moglie, di, questa moglie di Abramo, eh, gli viene, viene, viene detto che questo Abramo era il fratello, e allora lui si sente libero questo re d'Egitto di poterne disporre. A quel tempo vi era questa usanza, vi era questa tradizione, ma in realtà Dio interviene, interviene e così e fa comprendere al re che in realtà deve lasciare stare questa donna perché questa donna è sposata. E allora questo re chiama Abramo e dice ma che cosa mi hai combinato? Perché non mi hai detto che era tua moglie? Che cosa è successo? E vediamo che Abramo è un po' impacciato da questa bu mezza bugia che aveva detto e in realtà non sa nemmeno che cosa rispondere. Ma vediamo la dietrologia dell'avvenimento che è qualcosa di importante. Innanzitutto Dio preserva il matrimonio, anche se Abramo ha detto una mezza bugia e forse aveva anche edulcorato una mezza verità perché era la sorellastra e l'ha omesso, vediamo che Dio non solo preserva il matrimonio, ma Dio ha un piano straordinario di salvezza e di ricreazione dell'umanità. Abramo è l'oggetto della benedizione di Dio. Ma Sara è colei ecco, che deve poi partorire l'erede secondo la spiritualità che Dio ha chiamato Abramo secondo la promessa. E dunque non può permettere che il re ne possa prendere questa Sara e ne possa fare oggetto dei suoi desideri. Tuttavia è bene riconoscere che lì Abramo come credo forse ognuno di noi, un po' per timore, un po' per paura, ha trovato questo stratagemma, un po' sibillino, un po' astuto, se così possiamo dire, ma è comprensibile il fatto che egli era consapevole di quella benedizione. Tant'è vero nei capitoli precedenti a quello che abbiamo letto in 12 uh, 13 e seguenti, riscontriamo che Abramo ha edificato un luogo per onorare Dio e Dio gli ha parlato per questa benedizione. Dunque lui ha nel cuore non soltanto di preservare la sua vita, ma di preservare quella che questo avvenimento di salvezza a cui Dio lo ha chiamato. E dunque questa mezza bugia che lui ha detto Viene un po' così perdonato dal Signore appunto perché in lui vi è questa meravigliosa benedizione e su Sara vi è la mano del Signore che nella tarda età poi porterà a combinamento le reti. Beh, vedremo che non sarà poi eh, l'unico che avrà detto una mezza bugia, perché poi succederà di nuovo. Ovviamente i tempi erano quelli che erano e oggi beh, in certi posti ne siamo alle stesse condizioni. Ma passiamo a un'altra curiosità, una curiosità che riguarda la moglie di Abramo e vogliamo rivolgere questa domanda al, all'anziano Elpidio Pezzella. Elpidio, eh, in Genesi 21, i versi 1 e 2, vorrei che li leggesti direttamente su, si parla eh, di un parto fuori termine, o meglio, di un parto impossibile per quell'età, un concepimento, più che un parto, un concepimento impossibile. Invece qui c'è una realtà che è nella scrittura e nella storia di Israele. Noi vogliamo leggere questi due versi nel capitolo 21 della Genesi. Così recita la scrittura. L'Eterno visitò Sara come aveva detto e l'Eterno fece a Sara come aveva promesso. E Sara concepì e partorì un figlio ad Abramo nella sua vecchiaia, al tempo stabilito che Dio gli aveva detto. Da questi due versi sembra che soltanto Abramo fosse avanzato d'età. Ma se facciamo un passettino un poco più indietro e andiamo a trovare dei versi nei capitoli precedenti, andremo a scoprire che questo bambino, Isacco, sarà donato ad Abramo e a Sara quando i due avevano rispettivamente uno l'età di cent'anni e l'altro di novanta. E dire un qualcosa del genere a una persona senza fede, la prima reazione sarebbe quella di una risata di un ridere, dire ma è possibile, questo è un qualcosa che non può né accadere né può essere mai accaduto. E infatti nei capitoli precedenti lo stesso Abramo quando riceve questa promessa dall'Eterno, verso 17 del capitolo 17 sempre del Genesi, dice allora Abramo si prostrò con la faccia a terra e rise e disse in cuor suo nascerà forse un figlio o un uomo di cent'anni. Il primo uomo a ridere di questa promessa di Dio fu proprio Abramo. Ecco, non era il ridere di un uomo che non credeva in Dio, ma era il ridere di un uomo dubbioso delle sue capacità riproduttive, perché Abramo guardava se stesso e gli diceva, ma come a cent'anni non ho più questa capacità. E quando questa promessa viene ripetuta la seconda volta ad Abramo, e c'è Sara dietro una tenda che ascolta questa promessa, che viene fatta ad Abramo la stessa Sara ha la stessa reazione di Abramo nel capitolo 18 possiamo leggere ed egli disse e questo è l'eterno che parlava ad Abramo tornerò certamente da te l'anno prossimo a questo tempo ed ecco Sara tua moglie avrà un figlio e Sara ascoltava l'ingresso della tenda che era dietro di lui Ora Abramo e Sara erano vecchie di età avanzata e qui la parola sottolinea e Sara non aveva più i ricorsi ordinari alle donne, quindi era impossibile che potesse nascere questo figlio. Perciò Sara rise dentro di sé dicendo vecchie come sono, avrei io tali piaceri, dato che il mio stesso Signore è vecchio. Dinanzi a questa promessa meravigliosa di Dio, l'impossibilità. C'è il ridere di un uomo e di una donna. Ma quando poi nei versi che leggevamo prima del capitolo 21, al riso di Abramo e al riso di Sara si sostituisce il riso di Dio, che è il ridere del Dio creatore, di colui che può ogni cosa, che può rendere possibili le cose impossibili all'uomo. Il verso 3 del capitolo 21 dice: Abramo pose nome Isacco al figlio che gli era nato e che Sara gli aveva partorito. Ora Abramo aveva cent'anni quando gli nacque suo figlio Isacco. E Sara disse: Dio mi ha dato di che ridere. Chiunque lo udrà, riderà con me. Al ridere del dubbio e della scetticità si sostituisce il riso di gioia, di cuori. Che hanno visto nella fedeltà di Dio la promessa dell'impossibile. Quanta speranza c'è in questa curiosità? Beh, oggi viviamo in una realtà che molti figli non li vogliono, ma viviamo anche in una realtà di chi li vuole non li può avere. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E passiamo a un'altra curiosità. Vorrei chiedere all'anziano Bruno, vorrei chiedere. E di leggere e di rispondere di conseguenza a un'altra curiosità, quella di Genesi 22, direi il verso primo e il verso secondo, dove c'è una grossa prova per Abramo. Amen. Dopo queste cose avvenne che Dio provò Abramo, e gli disse: Abramo, ed egli rispose: Eccomi. E Dio disse: Prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria. E offrilo qui, in Olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. Innanzitutto voglio salutare tutti i telespettatori e voglio dire che questo tipo di trasmissione possa servire veramente a incuriosirvi, ma principalmente, come già avete ascoltato in precedenti trasmissioni, a far sì che voi possiate leggere la parola di Dio, perché attraverso la parola di Dio noi possiamo conoscere questo Dio che purtroppo la religione, le circostanze... Uh, il modo così veloce del uh, ritmo degli anni nostri non uh, ci mette in condizione di fermarci e di veramente riconoscere, attraverso la parola di Dio, che Dio è vivente. Abbiamo già ascoltato uh, questo patriarca che, in effetti, è stato citato e viene chiamato da Ur dei Caldei, dalla Babilonia attuale e viene chiamato da Dio ad uscire fuori dal suo parentato perché Dio gli deve mostrare qualcosa che ha preparato per lui. Penso che questo tipo di promessa sia una promessa comune a tutti gli uomini perché Dio ha preparato qualcosa per tutti coloro che vogliono uscire dalla normalità e andare in una sfera sovrannaturale che Dio ha preparato, possiamo dire per ogni persona. Certo, come diceva anche il pastore Esposito circa quella curiosità di quella mezza bugia, la fede di Abramo quando è uscito da Babilonia non era la fede di quest'uomo che dopo circa 110 anni, penso che lui avesse 110 anni quando Dio gli ha fatto questa specifica richiesta, non penso che abbia avuto la stessa fede, c'è stata un'evoluzione nella sua vita spirituale come c'è un'evoluzione in tutti coloro che una volta nati di nuovo, ed ecco questa è un'espressione tipica degli evangelici che a volte parlano di questa nuova nascita, di questa nuova esperienza, e questa esperienza che purtroppo ci costringe ad uscire allo scoperto e a prendere le cose di Dio in modo molto più serio. Abramo aveva preso questa decisione anni prima, Dio l'aveva abbondato di ogni bene e era stato fedele, c'erano stati dei momenti di debolezza, di paura anche come abbiamo sentito, ma la sua vita possiamo dire che è stata una vita di vittorie, e di scelte ben precise. E la sua esperienza verte su questa richiesta: un uomo benedetto che non ha da, a chi a trasmettere questa eredità. E voi sapete bene, come ha detto anche il fratello Elpidio, che Sara partorisce all'età di 90 anni e a quell'età lui ne ha 100, Abramo, hanno coronato questo desiderio, questo figlio. Ma Dio, quando questo fanciullo ha ah, circa dieci anni, gli chied lo chiede in Olocausto. Perché la fede dei cristiani deve essere messa alla prova? Noi abbiamo un concetto po un po' strano della fede. Pensiamo che la fede è frequentare liturgie, frequentare eh, culti, frequentare eh, tutto quello che la nostra cultura religiosa ci può dettare. Ma la fede, come abbiamo già sentito, è qualcosa che viene partorito soltanto dalla parola di Dio. Quando si ascolta la parola di Dio, questa parola produce nelle persone la fede. E questo ci distoglie anche di andare in altre parti per la risoluzione dei nostri problemi. Oggi vediamo che le persone vivono nel fango, nelle problematiche diverse, eppure la risoluzione dei loro problemi ha una portata molto limitata, vicina. E questa risoluzione è proprio nella parola di Dio. Ma quando noi decidiamo di servire il Signore, il Signore deve fare una verifica. Isacco era stato da, dato da Abramo e Sara, ma Dio lo chiede. Dio a volte chiede le cose più care che noi abbiamo proprio per verificare quello che noi abbiamo nel cuore. E questa è una cosa classica che Dio fa perché quello che interessa a Dio non è tanto il pietismo apparente o l'esteriorità del culto, della religiosità. Ma quello che interessa a Dio è proprio quello che è nel cuore delle sue creature, specialmente coloro eh, le quali hanno deciso di servirlo. E questo è stato il test forse più importante che Abramo ha dovuto sopportare. Dio a volte ci, chiede, ci richiede le cose che ci dà per vedere se il nostro cuore è legato a quello che noi abbiamo di terreno oppure è legato principalmente alla sua realtà. Non ci dimentichiamo che Lui ha detto che noi. Lo dobbiamo amare con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutta la nostra mente. E voglio leggere un versetto che è in Deuteronomio capitolo 8, che dice per avallare come spesso Dio mette alla prova le creature per farli crescere nella conoscenza di Dio. E in Deuteronomio 8 dice: Abbiate cura di mettere in pratica tutti i comandamenti che oggi vi do affinché viviate moltiplicate ed entrate in possesso del paese che l'Eterno giurò, giurò di dare ai vostri padri ricordati di tutto il cammino che l'Eterno il Dio tuo ti ha fatto fare questi 40 anni nel deserto per umiliarti e metterti alla prova per sapere quello che avevi nel cuore e se tu osserveresti o no i suoi comandamenti era importante per Dio sapere quello che c'era nel cuore di Abramo a Delpidio oh, eh, facciamo Uh, Riponiamo un'altra curiosità, una curiosità che troviamo, e eh, dovremmo leggere un, un certo brano. Ma eh, bastano anche pochi versi, nel, sempre nel libro della Genesi, al capitolo 27, magari da 19 a 22. Eh, si parla di una sostituzione di persona. Allora leggiamo: allora Giacobbe disse a suo padre: Sono Esaù, il tuo primogenito, ho fatto come tu mi hai detto. Dei alzati, mettiti a sedere e mangia della mia cacciagione, affinché l'anima tua mi benedica. Ma Isacco disse a suo figlio: Come hai fatto a trovarne così presto, figlio mio? Egli rispose: Perché l'Eterno il tuo Dio l'ha fatta venire a me. Allora Isacco disse a Giacobbe: Avvicinati e lasci che ti palpi, figlio mio, per sapere se sei proprio mio figlio Esau o no. Giacobbe dunque si avvicinò a Isacco suo padre e come questi lo ebbe palpato disse la voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esaù. E in questo brano, e in tutto il proseguo del capitolo 27, troviamo una delle più eclatanti sostituzioni di persona nella scrittura. E c'è Giacobbe che si presenta al padre oramai, anziano, quasi cieco e si presenta a lui dicendo di essere Esaù. Ma prima di arrivare a questo momento chiediamoci il perché di tutto questo. Esaù e Giacobbe erano fratelli gemelli. Esaù nato per primo, Giacobbe uscito per secondo, ancora dal seno, dal grembo della mamma. In Israele era il primogenito, colui che ereditava la benedizione del padre. Ereditare la benedizione del padre significava ereditare Tutte le sue possessioni. Oggi, a distanza di tanti anni, noi sappiamo che in un parto gemellare la seconda creatura a venire alla luce è quella che è stata concepita per prima. E già allora il Signore ebbe a rivelare a Rebecca, la mamma di Giacobbe e di Esaù, che il maggiore sarebbe stato servo del minore. Ma dinanzi a questa promessa Rebecca aveva titubato non aveva avuto fiducia nel Signore, allora aveva cercato di inventarsi il modo per sostituire Giacobbe ad Esaù. E prima di questa sostituzione c'è da ricordare il famoso piatto di lenticchie, dove lo stesso Esaù aveva venduto la primogenitura al fratello Giacobbe. Ma il padre, che era ignaro di tutte queste cose, ma soprattutto amava la cacciagione che Esaù era in grado di portargli, gli promette la sua benedizione in cambio di un piatto di carne fresca. E questa è l'occasione propizia offerta a Rebecca per sostituire Saù con Giacobbe. Noi non vogliamo avallare, accettare questa sostituzione, perché se da una parte la scienza conferma che Giacobbe era il primogenito, era colui che doveva ereditare la benedizione di Isacco, è anche vero che Giacobbe si sostituisce al fratello con inganno. Infatti il nome di Giacobbe significa proprio soppiantatore, colui che ha derubato un altro, aveva derubato il fratello. Ma questa sostituzione costerà molto cara a Giacobbe. Se a Rebecca non avrà il piacere di avere suo figlio più vicino a lei perché non aveva creduto nel Signore, noi crediamo che il nostro Dio è colui che quando promette un qualcosa ai suoi figli è in grado di mantenere le sue promesse, non dobbiamo noi con le nostre capacità cercare di forzare la sua mano o di cercare di forzare la sua volontà, perché da questo giorno in poi Giacobbe lascerà la sua casa, ne passerà di mille colori, fino a che arriverà un giorno in cui lotterà addirittura con Dio stesso, con l'angelo dell'Eterno che gli fiaccherà un'anca, e dal giorno in cui lui si ritroverà faccia a faccia con Dio. E capirà, comprenderà tutti gli errori che ha fatto, tutte le sue scelte errate. Il Signore gli cambierà il nome da Giacobbe in Israele. E quando l'uomo si rende conto che è Dio colui che decide, allora la volontà di Dio diventa un qualcosa di meraviglioso. E noi tutti sappiamo che Giacobbe è il padre poi delle dodici tribù di Israele, quindi il patriarca che è succeduto ad Isacco. Bene, Bruno, c'è un'altra curiosità. Eh, indubbiamente la natura di questo eh, giovane all'epoca, di questo eh, Giacobbe, è una natura particolarmente eh, attiva, eh, è molto attento a prosperare in una certa maniera. Ma la curiosità sta proprio in Genesi, nel capitolo eh, 30, e esattamente almeno leggiamo questi pochi versi 37-43, perché con questo metodo eh, sappiamo che usò un metodo particolare per arricchirsi sulle spalle di suo suocero Labano, che lo, a sua volta lo truffava in tante maniere. Puoi dirci qualcosa? Dobbiamo leggerlo? Sì, 37-43. Giacobbe prese delle verghe verdi di pioppo, di mandorlo e di platano e fece delle scortecciature bianche mettendo allo scoperto il bianco delle verghe. Poi collocò le verghe che aveva scortecciate in vista delle pecore, nei rigagnoli, negli abbeveratoi, dove le pecore venivano a bere ed entravano in caldo quando venivano a bere. Le pecore dunque entravano in caldo avendo davanti quelle verghe e figliavano agnelli striati, macchiati e vaiolati. Poi Giacobbe metteva da parte questi agnelli e faceva volgere gli occhi delle pecore verso tutto quello che era striato e tutto quello che era nero nel greggio di Labano. Egli si formò così dei greggi, a parte che non unì ai greggi di Labano, Ora avveniva che tutte le volte che le pecore vigorose delle gregge entravano in caldo, Giacobbe metteva le verghe nei ricagni in vista delle pecore, perché le pecore entrassero in caldo vicino alle verghe. Ma quando le pecore erano deboli, non ve le metteva, così gli agnelli deboli erano di Labano e i vigorosi di Giacobbe. E quest'uomo diventò ricco oltremodo ed ebbe greggi numerosi, serve, servi, cammelli ed asi. Non vogliamo dare nessun consiglio di no. ordine genetico no. agli allevatori di pecore, no, assolutamente. Però brevemente dire: eh, Giacobbe era stato sempre un tipo che aveva avuto il, tutto, il massimo risultato col minimo sforzo, ma il suo zio non era da meno, lo aveva sfruttato ed era giusto che dopo 14 anni lui avesse qualcosa da portarsi anche lui a casa. Quello che dico io, penso che Dio salvaguarda i propri figli, almeno sui quali è posta la Sua benedizione, e quindi Dio in questo caso ha ispirato in modo come una rivelazione quello che doveva fare, ma posso dire anche questo, che del resto lui andava a pascere i greggi di suo zio e a volte chi affida le, le proprie ricchezze a un altro, alla fine questo qui ne diventa esperto e forse nel tempo lui aveva visto pure che queste pecore in calore in certe circostanze potevano dare questo tipo di risultato. La realtà è che questa curiosità proprio ci spinge a credere che quello che io posso pensare è che Dio non fa andare mai a mani vuote coloro che hanno deciso di servirlo. Quindi anche i furbi devono essere stare molto attenti dell'opera e della mano di Dio. Certo. Dio non gradisce troppo i furbi a danno degli altri. Questo può essere un, un breve messaggio, sì, un detto fra le righe. E a conclusione di questa trasmissione eh, vorrei affidare un argomento che già stavo accennando. Prima l'anziano Giovane Elpidio per quanto concerne è Giacobbe è, è l'angelo dell'Eterno. Dell e vorrei affidare con la lettura, se è possibile, dei versi dal Genesi 32, 24 a 32 al pastore Vincenzo Esposito che eh, ci darà una spiegazione sua a conclusione della trasmissione. Amen. Così Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'alba quando quest'uomo vide che non lo poteva vincere gli toccò la cavità dell'anca e la cavità dell'anca di Giacobbe fu slogata mentre quello lottava con lui e quegli disse lasciami andare perché sta spuntando l'alba ma Giacobbe disse non ti lascerò andare se non mi avrai prima benedetto l'altro gli disse qual è il tuo nome egli rispose Giacobbe allora quegli disse il tuo nome non sarà più Giacobbe ma Israele poiché tu hai lottato con Dio e con gli uomini ed hai vinto». Giacobbe gli disse «Ti prego, dimmi il tuo nome». Ma quello rispose «Perché chiedi il mio nome?». E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, perché disse «Ho visto Dio faccia a faccia e la mia vita è stata risparmiata». Come gli ebbe passato Peniel, il sole si levava e Giacobbe zoppicava all'anga. Per questo fino al giorno d'oggi, i figli di Israele non mangiano il tendine della coscia che passa per la cavità dell'anca, perché quell'uomo aveva toccato la cavità dell'anca di Giacobbe al punto del tendine della coscia. È un brano estremamente significativo e veramente straordinario. Noi vogliamo sottolineare un aspetto spirituale, come è sempre doveroso che noi elenchiamo di fronte a questi brani è di estrema semplicità ma anche di una profondità teologica. Il Malak Yahweh, cioè quest'angelo dell'Eterno che lotta con un uomo. Ora in primo momento leggendo questo brano dice com'è possibile che un uomo possa lottare con il Signore, com'è possibile che un uomo possa lottare con Dio. In realtà il senso spirituale di questo messaggio è che Giacobbe si sì, lottava con il Signore ma lottava con le lacrime, in preghiera lottava nell'insistenza nel, nell di chiedere a questo Dio che l'avrebbe preservato e benedetto egli in questa lotta significa che egli si è attaccato a Dio non l'ha lasciato cioè questo Dio dice lasciami andare e lui dice non ti lascio quindi quando qualcuno si aggrappa con tutto il cuore verso colui che è santo il re di Israele il figliol di Dio l'eterno Yahweh ed allora a questo punto Giacobbe riceve un'investitura nuova, non sarà più chiamato Giacobbe, il, il, il soppiantatore, ma sarà, sarà chiamato colui che riceve la benedizione per tutto il mondo, il nuovo Israele. Ora noi vogliamo così presentare a voi, amici telespettatori, il senso della preghiera. Sappiate che colui che si accosta a Dio con fede, nell'insistenza della preghiera fatta con lacrime, col cuore, con amore, può ricevere da Dio. La sua paterna benedizione. E ricevere questa paterna benedizione sta anche a significare che vi è un Dio d'amore che non sta lì seduto sul trono, così guardando le miserie umane la precarietà dell'umano. Ma è un Dio che scende. Abbiamo, abbiamo ascoltato il Malak Yahweh, cioè quest'angelo dell'Eterno che rappresentava Dio stesso, che va incontro ai bisogni del suo servo Giacobbe. L'umanità è bisognosa, tu sei bisognoso di accostarti a Dio in preghiera, di, di essere insistente con questo Dio, ma con amore, con umiltà, con lacrime, perché certamente Dio ti darà la sua benedizione e tu sarai un uomo benedetto e tante e tante altre belle esperienze potrai fare con quel Signore che hai conosciuto anche e soprattutto attraverso l'altra voce. Dio ti benedica. Cari amici, a questo punto non mi resta che darvi l'appuntamento per la prossima volta, la prossima settimana, ricordandovi, stessa emittente, stesso giorno, stessa ora, continueremo sulla scia della Bibbia senza segreti. Se aveste eh, qualche suggerimento, qualche desiderio particolare che poi potremmo accontentarvi, basta che possiate iscriverci o telefonare ai numeri che compaiono in sovrimpressione. Sono già comparsi prima, probabilmente compariranno anche dopo. E a questo punto l'anziano Bruno Ciccarelli, ancora Elpidio Pezzella, Vincenzo Esposito e Remo Cristallo vi salutano col salutissimo, Dio vi benedica.